soprattutto per esempio per una famiglia come la nostra, una famiglia omogenitoriale, dove spesso andiamo alla ricerca di rappresentazioni mediatiche che ci consentano di aiutare anche i nostri gemelli di 3 anni, a rendersi conto di non essere unici e nemmeno di essere speciali, ma di essere dei bambini come tanti. Quindi io credo che in questo momento ci debba essere una grossissima responsabilità da parte di tutti i prodotti comunicativi, sia serie TV, sia film, carta stampata, televisione. Affinché ci sia la massima rappresentazione di tutte le diversità, perché intanto quando raggiungeremo quella tipologia di obiettivo potremo probabilmente considerarci tutti un po' più liberi e un po' più protetti, perché siamo animali sociali e gli animali sociali per star bene hanno bisogno comunque di essere rappresentati. Sì, poi sono comunque mezzi potenti perché la visibilità sono canali che permettono di arrivare a tutti. Quindi il mondo lo cambia anche così. Come Soprattutto, dicevi, esatto. la visibilità, la rappresentanza, l'arte, il potere dell'arte, della comunicazione, la capacità di entrare nelle persone e di emozionarle e quindi farle arrivare da sole. Quello che è poi la loro verità. È Se a un 15 anni io avessi avuto molta più semplicità a vedermi rappresentato magari in TV, forse avrei vissuto la mia omosessualità, anche in maniera un po' più leggera. Media Awards sono un evento importantissimo perché finalmente si può celebrare la diversità. Diciamo che è sempre stato tutto molto canonico e finalmente con questo evento non ci sono limiti. Poi possiamo mostrarci, possiamo farci vedere per come siamo e in ogni caso verremo anche premiati, cioè non io personalmente, ma ci saranno delle premiazioni per far vedere che la diversità è una cosa importantissima. Quanto hanno contribuito con la rappresentazione per un cambiamento verso l'accettazione? Per certi versi sì, per certi altri no. Come sempre, tutte le cose, sia belle che brutte, vengono interpretate a seconda della persona che la gestisce. Quindi ci sono delle persone che ne hanno fatto qualcosa di meglio e hanno fatto dei passi avanti, delle altre persone che con l'orrore della volgarità hanno fatto dei passi indietro. Hanno influito, ma secondo me è il singolo individuo come ogni cosa che fa la differenza. Più di ogni altra cosa, nel senso che influiscono sull'immaginario e nell'immaginario tu riesci a sognare mondi che ancora non sembrano possibili. Devo dire che se il mondo dell'immaginario ha contribuito tanto a rendere la diversità una cosa interessante, bella, una ricchezza, il mondo della politica e delle istituzioni ancora arranca a starci dietro. Quindi la speranza è che tutto questo rumoreggiare, scintillare faccia da traino anche a decisioni di tipo legislativo. Mi rendo conto che guardarsi in faccia anche è importante, che qui le differenze sono anche differenze dei corpi. E quindi tornare a vedere i corpi in qualche modo e ridare spessore, tridimensionalità alle differenze di cui fino adesso, nell'ultimo anno e mezzo, abbiamo solo parlato. Felice, ne parlavo prima con Diego Passoni, il conduttore della serata, e sono emozionata, ragazzi, mi sono truccata, vestita, pettinata per poter vedere gente, per poter salutare persone. Era troppo tempo che non succedeva. Non manca niente perché tutti quelli che stanno combattendo stanno facendolo benissimo. Adesso devono mollare quelli che stanno contro, però quelli che stanno combattendo lo stanno facendo come deve essere fatto, senza arrendersi e senza indietreggiare. È stata una cosa fondamentale. È importante perché dobbiamo raggiungere le persone, raggiungerci tra di noi. È stato molto difficile,
farlo, però nello stesso tempo fondamentale, perché prima di tutto volevamo ripartire dalla cultura, dal teatro. Qua siamo ospiti al Franco Parenti, che è un simbolo della cultura a Milano. Serviva rilanciare, parlare dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ambito della cultura, dello spettacolo, che sono stati tra i più penalizzati. Ricordiamoci che in Italia purtroppo l'investimento sulla cultura è sempre, non è mai sufficiente, e non ci si rende conto di quanto serva invece proprio ad andare, insomma, serva proprio anche al beneficio economico di un'intera società quando la cultura è diffusa. La cultura diffusa batte anche i pregiudizi. Non per niente questa edizione, i contenuti proprio delle categorie, come i creators, come i personaggi, sono quei contenuti che hanno forse avuto più efficacia, quasi con quell'elemento di attivismo. È quella ragione per cui, perché si premiano alcune persone che riescono a essere d'esempio, a essere da stimolo, perché in realtà riescono ad accendere la luce su alcune tematiche, e questo è fondamentale. I social, se si riesce a utilizzarli bene, lo permettono. E quindi per noi ripartire da qui, dalla presenza in teatro, significava proprio ripartire dalla combattere contro i pregiudizi.